È morto sul colpo in pochi attimi che sono seguiti alla caduta da un'altezza stimata in 14 metri l'operaio elettricista vicentino Denis Tadiello, 47enne di Chiampo, deceduto ieri sul posto di lavoro all'esterno dell'azienda HA Italia di Via della Scienza, Vicenza, impresa che si occupa di produzione di materiali chimici per la fonderia. La vittima, originaria di Arzignano, il soprannome era Tadi, lascia alla madre una sorella, informati della disgrazia nel primo pomeriggio di ieri. In seguito al dramma, verificatosi intorno alle 10:30 di lunedì, tanti dubbi sulle modalità che hanno portato all'incidente mortale e all'ennesimo nome iscritto in una lista interminabile di vittime sul lavoro. Secondo le poche indiscrezioni filtrate oggi, nessuno avrebbe assistito al momento della caduta, l'elettricista sarebbe precipitato dal tetto del capannone sul suolo interno, stava lavorando a dei cablaggi elettrici, salito sulla copertura utilizzando un cesto meccanico, ma non doveva trovarsi da solo in questa fase di operazioni. Le indagini avviate ieri in seguito al sopralluogo dell'Hospizal dell'Ulss Ottomerica non lasciano filtrare per ora nulla, mentre nella cittadina dell'Ovest Vicentino si piange la scomparsa di Dennis, che stava lavorando per una ditta di impianti elettrici esterna. Attendiamo che l'indagine in corso si concluda, hanno dichiarato con una nota congiunta Stefano Garbin e Giuliano Ezzelini Storti di Filtem CGIL Vicenza, per capire dinamica ed eventuali responsabilità.